Matteo a questo nostro primo incontro. Intanto grazie a tutti per la vostra partecipazione, veramente le richieste che sono arrivate di iscrizione sono state assolutamente esorbitanti come numero e non ci aspettavamo una cosa del genere, quindi davvero grazie per la risposta che ne avete dato. Allora, io prima di iniziare volevo fare delle piccole introduzioni e poi entriamo nel vivo del nostro incontro di oggi. Allora, intanto volevo fare un po' una brevissima spiegazione, perché ve l'ho già fatta, di cos'è questo progetto. Questo progetto è un progetto di sostegno genitoriale, di prevenzione pedagogica, e l'obiettivo è quello di cercare di dire il meno possibile tutti quanti, se solo l'avessi saputo prima. Pur essendo nel titolo, l'obiettivo è cercare di non dirlo successivamente. Questo perché la maggior parte degli errori educativi che noi facciamo li facciamo proprio per mancanza di conoscenze, assolutamente non per mancanza di amore o volontà o capacità, ma perché ci mancano degli strumenti. Il mio obiettivo da pedagogista e da maestra è cercare il più possibile di darveli. E questo è un po' cos'è il progetto. Faremo 30 incontri insieme, questo ormai lo sapete, ci sono le dirette, le registrazioni le trovate sul sito, eccetera. Ma la cosa che vorrei, che ci tengo tanto a dirvi, oggi mi sono presa gli appunti, me li tengo sotto per essere sicura di non perdermi nessun pezzo, la cosa che ci tenevo tanto a dirvi è di cercare il più possibile tutti quanti di non sentirci, mi ci metto anch'io in mezzo come genitore, di non sentirci mai giudicati. Tutte le cose che io dirò non hanno l'obiettivo di far emergere il genitore perfetto, di dire questa persona se fa queste cose è meravigliosa, perché di fatto sbagliamo tutti, abbiamo sbagliato tutti e dobbiamo concederci l'errore come strumento evolutivo, ma dobbiamo cercare il più possibile di rimanere ancorati a una dimensione, a una dinamica costruttiva, migliorativa, che tenda a una direzione sempre più, non dico perfetta, ma di sicuro più efficace di noi. Quindi dico questa cosa del giudizio perché so bene che alcune delle cose che dirò potrebbero entrare in risonanza con delle vostre emozioni. Potreste fare dei paragoni, tipo questa cosa l'ho fatta, questa cosa non l'ho fatta. Quello che può succedere è che quando magari racconterò delle cose che non avete fatto, potreste cercare istintivamente delle giustificazioni sul perché non le avete fatto. Beh, ribadisco, non c'è giudizio verso nessuno. Vi invito a essere in una posizione veramente di profonda accoglienza di quello che dirò e di farle entrare nel modo in cui riuscirà a entrare e di lasciare che, come un piccolo torrente, possa scavare dentro di voi le strade che riuscirà a costruirsi. E mentre vi dirò alcune delle cose, sia oggi che le prossime volte, voi potreste provare delle emozioni a volte di profonda commozione o a volte di profonda tensione, quindi potreste anche entrare in opposizione con quello che dico. In entrambi i casi vi invito a cercare di fare una sorta di lavoro di amplificazione. Lasciate che quella tensione arrivi, lasciate che quella commozione arrivi, lasciatela muovere in voi e vedete nei giorni successivi come si manifesta, come si trasforma e come si amplifica. Ogni volta che noi proviamo delle forti emozioni rispetto a qualcosa che stiamo sentendo, vivendo, spesso tutto questo riguarda è un nostro vissuto, una nostra esperienza che può riattivarci qualcosa che avevamo sepolto. Perché come genitori questa è la parte effettivamente più difficile. Io cercherò di darvi delle indicazioni su come fare, genitori, delle indicazioni pedagogiche, ma la parte più difficile, la parte che dalla quale nessuno di noi può fuggire, è l'andare a rielaborare la propria storia infantile. Andare a capire esattamente cosa i nostri figli ci stanno toccando, cosa i nostri figli ci stanno muovendo, cercare di sciogliere queste dinamiche, cercare di capire come si stanno attivando e come poterle muovere. Detto questo, e aggiungo l'ultima cosa, questa è una frase che mi era stata riportata tempo fa da una cara amica, e era una psicoterapeuta, e lei mi aveva detto: Emily, alla fine di tutto noi dobbiamo pur sopravvivere a noi stessi, cioè dobbiamo riuscire, nonostante tutte le nostre fatiche, nonostante tutte le nostre difficoltà, nonostante tutte le complessità che questa quotidianità genitoriale ci sta chiedendo, dobbiamo riuscire a portare avanti quella che è la nostra storia, cercando di
accettare che ci sono dei momenti in cui qualcosa non è semplicemente sostenibile, non è semplicemente accettabile e abbiamo bisogno di più tempo per poterlo trasformare. E questa è un'introduzione che vi farò anche le prossime volte, perché vorrei ribadire sempre il concetto del non giudizio, del pieno ascolto e della piena accoglienza. Detto questo, entriamo nell'argomento di oggi. Allora, la prima parte che ho pensato di costruire è una parte che va dal concepimento alla nascita, quindi una parte dedicata a quella che è l'origine della vita, da dove tutto effettivamente parte. E questa sorta di inizio con questo nostro primo incontro, dimmi come sei nato, non parte da qualcosa che, ecco, ho letto sui libri o mi sono messa a studiare, non ho fatto nessun corso dove mi è stato detto devi partire dalla nascita per parlare con i genitori. Mi sento di partire da qua perché me lo hanno insegnato i bambini. Sono stati i bambini a insistere affinché io andassi a cercare degli elementi in quest'ambito. Non l'hanno fatto con le parole, l'hanno fatto con i loro comportamenti, l'hanno fatto con i loro gesti, l'hanno fatto con le loro manifestazioni spontanee e l'hanno fatto nel corso degli anni. Io non nasco come pedagogista, io una cosa che ci tengo sempre molto a raccontare è che volevo fare la trapezista, in realtà non volevo fare la maestra né la pedagogista, mi ci sono trovata e mi sono appassionata, quindi adesso è una scelta, non è che qualcuno mi sta obbligando a fare questo lavoro, ma quando all'inizio mi sono trovata a fare la maestra, in una condizione molto particolare, che adesso non vi sto a spiegare, qualcuno l'ha già sentito oppure ci sarà modo per raccontarvelo. Quando ho iniziato a fare la maestra, io non avevo grandi strumenti, come in realtà moltissime maestre, perché l'università non è che ci prepara così efficacemente nel gestire la complessità della dinamica relazionale educativa con i bambini. E quando vi dicevo ho iniziato a fare la maestra, mi sono trovata di fronte a dei bambini che mi portavano a galla delle emozioni, delle manifestazioni, delle situazioni che io non sempre riuscivo a comprendere, soprattutto attraverso delle dinamiche comportamentali ed emotive. Quello che quindi ho iniziato a fare è stato scavare, cercare, capire. Ho iniziato a utilizzare quelli che erano gli indizi di cui i bambini disseminavano tutto l'ambiente circostante, li raccoglievo come se fossi stata, non so, una sorta di pollicino, un detective, li raccoglievo e cercavo di mettere insieme per capire. Perché percepivo che dietro i bambini c'era veramente un grande mistero e che dovevo comprendere questo mistero per riuscire a sostenerli. E andando e seguendo questi loro indizi, seguendo le tracce che mi lasciavano, ho iniziato a, possiamo dire, arrampicarmi, a fare una sorta di alpinismo pedagogico, non saprei come definirlo, fino a scoprire che in realtà ogni comportamento di ogni bambino ha sempre delle motivazioni che hanno radici nel suo vissuto. Nessun bambino nasce con un carattere predefinito. Ci sembra che nasca, quel bambino è nato che piangeva, quel bambino è nato più tranquillo, quel bambino è nato più placido, ma già il loro modo di nascere, già quelle che sono le manifestazioni primarie, ci parlano della sua storia. Perché il bambino non inizia a vivere quando nasce, il bambino inizia a vivere molto prima, già molto prima. Tutte quelle che sono le dinamiche ambientali vanno a costruire in lui un certo carattere, un certo comportamento, un certo temperamento. E spesso si dice che un genitore è fortunato se gli nasce un bambino che è tranquillo. Non è esattamente così. Quando era nato Amedeo io mi sono battuta tanto con le persone che incontravo per strada e mi dicevano no, com'è tranquillo? Io dicevo, e mi dicevano come sei fortunata? E dicevo, non sono fortunata, mi sono fatta un mazzo così per cercare di farlo essere tranquillo. Perché è un lavoro, è un impegno, a volte anche molto gravoso. E quindi quando ho iniziato a comprendere che i bambini avevano un carattere e un comportamento che derivavano sempre dalla sua storia e dall'ambiente che avevano respirato, ho iniziato a fare questo alpinismo cercando di andare sempre più in su, sempre più in su, fino a percepire che l'origine di tutto era ovviamente dal parto, dalla nascita. Dovevamo partire da lì per cercare di capire questi bambini. Non c'era altro modo. Certo che poi ho capito anche che si poteva andare anche molto indietro, ma questo poi lo vedremo nelle prossime lezioni, quando andremo più nella dinamica sistemica, nella dinamica familiare. E quello che oggi faremo è concentrarci fino al punto della nascita, non ve la complicherò. Piano piano entreremo sempre più dentro le complessità. Quindi, risalendo questa corrente e arrivando alla nascita,
La prima domanda che ho iniziato a farmi e a chiedere anche ai genitori, a fare anche a loro, è: ma perché avete fatto un figlio? Questa domanda, che sembra anche una domanda abbastanza normale, cioè non è qualcosa di sconvolgente o di sconveniente, mi rendevo conto che invece diventava talvolta sconveniente. I genitori non sapevano rispondermi, si guardavano spesso tra loro e dicevano: non lo so, perché lo volevamo, perché ci avevamo voglia, perché era ora. Cioè, le risposte spesso non erano delle risposte consapevoli o puntuali, molto profonde, proprio della motivazione del perché quel bambino era venuto al mondo. Erano spesso motivazioni più superficiali, cioè magari si erano molto più concentrati sul come farlo crescere, che tipo di vita dargli, che tipo di educazione costruire, ma il perché. Perché avete fatto un figlio? Quella era una domanda che spesso cadeva nel nulla. E approfondendo questo tipo di indizio, questo tipo di riflessione che ne stava nascendo a quella domanda che cadeva nel nulla, io ho iniziato un po' a cercare di capire come si muovevano i comportamenti dei bambini sulla base di quello che era il concepimento, di quella che era stata la motivazione del concepimento, dividendoli in una sorta di macro categorie, un po' fatte con l'accetta. Io ultimamente ho scritto un libro e lì le vado un po' a definire. I genitori che tratteggio sono: il genitore sei tutta la mia vita, quello che quindi proprio fa un figlio per dare uno scopo alla sua esistenza; il genitore ma come mi è venuto in mente, cioè possiamo definirlo il pentito; il genitore ho leggero senso di colpa, che è il genitore che non aveva ben capito, il bambino gli è sfuggito, è arrivato prima del tempo, insomma, che magari non era esattamente nella condizione di volerlo, di cercarlo; e il genitore quanto spazio e quanto amore, cioè il genitore veramente consapevole che ha capito cosa significa la genitorialità. La genitorialità è cambiare completamente pagina della propria esistenza e iniziare a scrivere un nuovo capitolo. Iniziare a scrivere un nuovo capitolo con una penna che ti è stata data, cercando di non riscrivere la storia che era stata scritta precedentemente dai tuoi genitori, dai tuoi parenti, dai tuoi avi. E in questo motivo del perché noi mettiamo al mondo un figlio, c'è spesso una chiave del modo in cui noi conduciamo un'esistenza. Adesso cercherò di spiegarvelo con un esempio. Immaginate di essere invitati a una cena. Un conto è se qualcuno viene da voi e vi dice: oi Giulia, ma io vorrei proprio che tu stasera venissi a cena da me. Ho preparato, anzi preparerò, le seppie con i piselli che ti piacciono tantissimo, preparerò il tiramisù con quel cioccolato particolare che faccio arrivare dalla Svizzera proprio per te, che so che ti piace. Ho anche preso quel vino passito che avevamo bevuto quella volta, che ti piace tantissimo. Cioè, un conto se io sento di essere stato proprio invitato ad una festa e che quella festa è stata organizzata per me. Io andrò a quella festa molto felice, molto a mio agio, molto con una sensazione di adeguatezza rispetto all'esperienza, ok? E di grande gioia, e di grande diritto. Immaginate invece di essere invitati a una cena dove magari voi vi siete intrattenuti dopo una riunione di lavoro con qualcuno e più a lungo di quanto magari dovevate, e a un certo punto le persone, parlando tra loro, fanno riferimento ad una cena che magari avevano organizzato, alla quale voi non eravate stati invitati, e vi dicono: ma sì, dai, va bene, vieni anche te. Voi già vi sentite che questi avevano organizzato qualcosa, c'erano le loro vite che stanno andando avanti, nelle quali non eravate stati inclusi. Sentite che forse siete di troppo, non è che siete stati proprio invitati così in pompa magna, siete stati un po' infilati dentro questa cena. Potreste sentire durante tutta la serata un senso di leggero imbarazzo, potreste sentirvi che non siete completamente a vostro agio, potreste avere una forte sensazione di voler dare una mano. Posso aiutarti a apparecchiare? Posso aiutarti a sparecchiare? Posso condire l'insalata? Posso fare qualcosa? Cioè, vi potreste sentire in dovere di offrire una mano, perché di fatto voi non dovevate essere lì, o perlomeno la vostra sensazione, siete stati infilati. Ecco, immaginate che la cena è la vita, immaginate che questa festa di cui noi stiamo parlando è esattamente un'esistenza. Sentire di essere stati chiamati a questa vita con gioia, con qualcuno che aveva preparato lo spazio, con qualcuno che ha tolto dalla propria agenda una serie di impegni per voi,
ha un peso molto diverso rispetto a chi sente che invece è arrivato per sbaglio. Io insisto tantissimo sull'importanza della narrazione. Voi pensate che tipo di narrazione diversa può essere per un bambino farlo crescere con "sì, ma questo è arrivato per sbaglio" con rispetto invece a "l'abbiamo veramente voluto tanto, abbiamo veramente cambiato le nostre vite per accoglierlo"? Voi pensate da quando è iniziata a nascere che iniziate a sentire questa storia e pensate come questa lavora dentro di voi. L'identità che noi costruiamo è sempre una risposta del mondo circostante, sono gli altri che ci affibbiano l'identità, sulla base del rispecchiamento che ci fanno. Noi sentiamo di esistere perché qualcuno ci conferma l'esistenza, perché qualcuno ci dice che stiamo esistendo, perché qualcuno ci dà delle coordinate della nostra vita. È qualcosa di incredibile, meraviglioso, ci fa sentire in una profonda connessione, in una profonda interconnessione, in un profondo senso di unione collettiva. Ma per noi genitori è una grande responsabilità. Adesso invito tutti quelli che stanno qui ascoltando a pensare quanti di voi sono cresciuti con la narrazione del "sei arrivato per sbaglio". Sì, non è che ti volevamo, ti abbiamo amato, ma sei arrivato per sbaglio. E vi chiedo se magari avete notato che nella vita voi vi sentite che dovete chiedere il permesso, se siete all'interno di un gruppo di persone vi viene da piangere se chiedete scusa, se volete prendere parola se vi sentite in diritto o se vi sentite che state togliendo tempo agli altri, se vi sentite che dovete giorno dopo giorno conquistarvi un amore. Perché i bambini che crescono con la narrazione del "sei arrivato" spesso si portano dietro questo peso: ma te mi volevi o non mi volevi? Più che un peso è una sorta di incresciosa domanda: ma io ci posso stare o no? Ma te mi ami o no? E io vi sto dicendo questa cosa perché da pedagogista ho visti tanti di questi bambini, ma soprattutto ascoltando ogni giorno tante storie, ed è veramente per me un grande onore e ringrazio tutti coloro che me le raccontano quotidianamente, ascoltando tante di queste storie io trovo che molti trentenni, quarantenni, cinquantenni, settantenni si portano dietro questo peso. A volte persone anche molto adulte non sentono ancora il diritto di poter stare al mondo, persone alle quali se tu chiedi "ma tu ti senti che puoi starci in su questa terra? Ma senti che la tua vita è bella? Ma senti che è una meraviglia che sei vivo?" non sanno bene cosa risponderti. Questo ha spesso radici profondissime nella nostra infanzia. È interessante, no? È anche abbastanza sconvolgente, ma è interessante. E scusate che intanto qua c'ho qualcuno che mi dà una mano e mi chiede una cosa. Provi anche con l'altra telecamerina tua, la metti lì? Ok. Perché abbiamo tutto un super set e stiamo cercando di incastrare tutte le cose. Allora, detto questo, vi dicevo l'importanza della giusta narrazione. È fondamentale raccontare ai bambini la reale storia della loro nascita, la reale storia della loro gravidanza, la reale storia del loro parto. Perché tutte queste storie incidono profondamente in quella che poi vi dicevo è la costruzione del bambino, quello che il bambino costruisce di se stesso successivamente. Vi faccio un esempio per farvi capire come non solo il motivo per cui si è stati concepiti, ma quello che succede dopo può incidere. Mi vengono in mente storie di, ve ne racconto una secondo me simbolicamente molto eclatante. Un bambino che stava facendo l'inserimento, anzi aveva fatto l'inserimento a scuola, inserimento molto molto difficile, bambino che veniva a scuola con tantissime collane e tantissimi braccialetti. Questo inserimento stava veramente diventando molto faticoso, molto pesante. Facciamo un incontro con la mamma e quello che chiediamo alla mamma è di raccontarci la storia di questo bambino. Quello che viene fuori è che al bambino non è stata raccontata la reale storia della sua nascita. Questo bambino doveva, la mamma avrebbe voluto che fosse nato a casa, ma così non è stato perché a un certo punto lui con il cordone ombelicale si è intrecciato e non veniva giù, e quindi la mamma è dovuta andare in ospedale e fare un cesareo d'urgenza. Questa è stata una profonda ferita per la mamma, che l'ha spinta a non voler raccontare al bambino la verità, ma edulcorare la narrazione raccontando un'altra storia. Quindi una storia di un parto meraviglioso, un parto fatto a casa, davanti al camino. Quindi nel bambino c'era in realtà una storia che non stava tornando. C'erano dei pezzi, degli anelli mancanti. Cosa stava facendo il bambino attraverso tutte quelle collane, tutti quei braccialetti? Lui stava spontaneamente portando a galla la verità.
I bambini hanno questo potere magico, che in realtà non è un potere magico, è un potere di compensazione, lo chiamerei, una sorta di meccanismo di sopravvivenza, e ce l'hanno tutti. E io vorrei in questi 30 incontri aiutarvi a comprenderlo, per riuscire ad affrontarlo, a interpretarlo e a gestirlo al meglio nella vostra quotidianità con i vostri figli. Insomma, questo bambino stava portando a galla, vi dicevo, la narrazione inesatta della sua storia. Abbiamo per cui invitato la mamma e il papà a raccontare la giusta storia. Quando al bambino è stato raccontato la verità, ossia tu sei nato in un ospedale, dopo un cesareo, dopo che eravamo stati a casa, ci sono state difficoltà, insomma, dopo che è stato raccontato tutto quanto, il bambino ha cessato di avere difficoltà nell'inserimento. Il bambino ha iniziato giorno dopo giorno a togliersi un braccialetto alla volta, una collana alla volta, si è iniziato a ripulire di tutti quegli oggetti che avevano lo scopo di riportare a galla la sua prima ferita, ossia io sento che c'è qualcosa legato alla mia storia che non mi sta liberando, che non mi sta permettendo di sganciarmi da te mamma. E questa storia era la storia della sua nascita. Prima vi parlavo quindi della vera narrazione, la narrazione onesta. Questo è un altro tema che cercherò nel corso degli incontri di sviscerarvi, spiegarvi sempre più al meglio. L'importanza della verità. I bambini hanno bisogno della verità. La verità ti libera, la verità ti fa sentire che tutto quello che tu stai percependo, tutto quello che hai percepito è assolutamente corretto, è assolutamente esatto a quello che hai vissuto realmente, cioè la percezione corrisponde alla narrazione. Questo crea un effetto di riconoscimento, un effetto, immaginate il gioco del memory, dove quando le tessere si appaiono le posso togliere dal tavolo, quindi creano ordine. Vi invito pertanto a iniziare a non considerare una storia di un bambino dal concepimento al parto come bella o brutta. È la sua storia. Punto. E ogni storia è una storia meravigliosa, perché ogni storia di ogni persona è una storia di vita, è sempre una storia di esistenza, è sempre una storia che parla di speranza, di capacità di stare al mondo, è sempre una storia di adeguatezza. Se non ci fosse stata un'adeguatezza alla vita, quel bambino non sarebbe nato. Quindi il fatto che lui c'è, il fatto che lui ce l'ha fatta, deve essere sempre vissuto con profondo orgoglio da parte dei genitori e pertanto del bambino. E questo dà una percezione al bambino di, vi dicevo, adeguatezza al poter stare al mondo. E qui arriviamo a un altro passaggio, il come poter vivere al meglio la gravidanza per passare al bambino delle emozioni che possono essere il più possibile corrette, il più possibile funzionali alla vita. Non vorrei dire corrette, direi funzionali alla vita. Intanto il primo punto che mi sento di sottolineare, che può essere magari ridondante per alcuni, per altri banale, ma ascoltando tante storie purtroppo mi sembra di sembrare che non lo è che la gravidanza va vissuta in coppia, un figlio di due persone. Se il bambino si perde, il lutto lo elaborano in due. Il bambino è sempre di due persone, o a meno che non stiamo parlando di fecondazioni eterologhe o di varie fecondazioni assistite, dove ci possono essere più protagonisti che hanno concorso a quella vita, esempio i donatori e quindi i genitori biologici e i genitori che invece crescono quella vita, ok? Ma qui adesso andiamo nell'altrove e non aprirei questo argomento molto interessante sul quale sto facendo molte ricerche e approfondimenti, ma non vi voglio depistare. Seconda cosa molto importante per vivere al meglio una gravidanza è per mandare al bambino dei messaggi coerenti col valore della vita e convincere il bambino che una vita è una figata, e ve lo definirei così, adesso ve lo spiego meglio. Vi dicevo prima che una parte che a me interessa tantissimo è, ecco, questa della fecondazione assistita, il tema che riguarda il poter nascere in altri modi differenti da quello puramente biologico e naturale che conosciamo. E una volta, parlando con una mamma che aveva fatto una fecondazione assistita, eterologa, lei mi aveva detto: vedi, noi siamo andati in Grecia e dopo che ci hanno impiantato questi embrioni noi abbiamo chiesto alla ginecologa cosa avremmo dovuto fare. Insomma, dottoressa, siamo venuti qui fino a qua, ci ha messo questi due embrioni, adesso devo rimanere a letto in albergo, immobile, non mi devo muovere? E lei ha dato una risposta a questi genitori che io trovo incredibile e meravigliosa. Lei a questi genitori ha detto:
e voi dovete convincere questo bambino che vivere con questi bambini, perché hanno due, che vivere con voi è una grandissima figata. Cioè dovete fargli vedere che la vita è bella. E io questa cosa l'ho trovato, detto da un medico, assolutamente eccezionale, perché davvero credo che la vita cerchi la vita. Che il bambino percepisca il nostro volerci stare, il nostro voler essere pienamente vivi, non significa essere incauti o poco prudenti. E allora questi genitori mi hanno detto: e da quando la dottoressa ci ha detto così, noi abbiamo iniziato a fare bagni all'alba, andare a prendere il pesce dai pescatori appena tornavano con le barche, e andavamo con la vespetta su tutte le stradine greche, insomma abbiamo iniziato a divertirci, facevamo i bagni la notte, insomma facevamo tutto quello che solitamente ti viene detto magari di non fare appena ti vengono impiantati gli embrioni. E beh, questi bambini sono nati entrambi e stanno benissimo. E loro dicevano: noi crediamo che sia stato proprio questo che li abbia fatti così tanto attaccare a noi, che noi volevamo proprio passare questo messaggio della vita bella, e forse ci siamo riusciti. Un altro consiglio che mi viene da dare per riuscire a passare al bambino sin dalla gravidanza dei giusti messaggi coerenti alla vita sono il fare spazio. Quando nasce un bambino, nulla è più come prima. Nulla! Questo significa, ormai chi è qui magari l'ha già fatto e quindi non si può tornare indietro, ma se qualcuno di voi non è genitore, significa pensarci molto molto bene. Un figlio non è una creatura che metti al mondo e ti cresce qualcun altro, ti crescono i nonni, le babysitter, gli asili che stanno aperti fino alle 6. Un figlio veramente ti rivoluziona la vita. Devasta tutto quello che c'era, non perché è un devastatore, ma perché la sua esistenza ha bisogno assolutamente di smuovere le acque, di andare a modificare l'ordine costituito per crearne un altro. E quando il bambino nasce ed inizia a smuovere tutto, ha bisogno di sentire che per lui c'è spazio. E il modo migliore per fargli sentire che c'è spazio è farlo prima spazio. Che significa? Che non si lavora fino a 3 ore prima, non siete delle supereroine. Io ne sento tante in queste storie di mamme che raccontano: ah, fino a 3 ore prima stavo in azienda e poi sono andata a partorire e dopo una settimana ero di nuovo in azienda. Questo non è essere delle mamme fantastiche, delle Wonder Woman. Questo significa avere delle difficoltà col concetto di maternità, che impone il concetto di accudimento, che impone il concetto, non c'entra niente con le questioni di genere, c'entra con il ruolo che ci stiamo assumendo. E il ruolo di madre, il ruolo anche di padre, è un ruolo di accudimento. Proteggo, accolgo, faccio spazio, metto del tempo, accetto che devo togliere tempo a me, accetto che se mio figlio nasce e ha delle difficoltà e porta un vissuto alla nascita per cui ha bisogno di dormire sopra la mia pancia per 2 mesi, dormirà sopra la mia pancia per 2 mesi. E non mi sto a lamentare. E non vado a dire che sono sfinita, perché la maternità, la genitorialità, crea questo, l'offrirsi per un'altra vita. Fare spazio, spazio fisico e temporale. Esempio, consiglio, la cameretta si prepara prima che il bambino sia nato, deve già esserci uno spazio concreto per lui. Fisico, dentro la casa, è importante, è simbolico, è la storia di Riccioli d'Oro e i 3 orsi. Ognuno il suo letto, ognuno la sua tazza, ognuno il suo piatto, ognuno la sua sedia. È una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Ognuno ha bisogno di sentire che qualcuno ha preparato un nido a lui dedicato. È partita questa? Ok, vedi che funziona? Perfetto, allora inizia a guardare qua. Adesso mi sembrerò un attimo così, non farei diagnosi, però non posso più guardare qui tra poco e dovrò iniziare a guardare qua, quindi perdonatemi. Ok, quindi vi dicevo, assolutamente fare spazio, spazio temporale e spazio concreto. Spazio temporale significa già togliere dall'agenda degli impegni. Se avete già altri bambini, ad esempio, fare spazio significa già dire al bambino più grande che avete: caro tesoro, adesso mamma si va a fare una passeggiata con la pancia, perché ho bisogno di dare del tempo a questo bambino che è dentro di me. Non lo fate quando il bambino grande a scuola non vi vede, ditelo, cioè iniziate subito a far sì che questo bambino sia dentro la vostra vita, dentro la vostra famiglia, dentro le vostre esistenze, allargando quel cerchio e dicendogli: qua questo è quello che ho creato per te. Piano piano crescerà con la tua nascita, ma intanto è questo. Altro consiglio, vabbè, ve l'ho già accennato,
non lavorate fino all'ultimo, una cosa che io vedo che i bambini che hanno avuto mamme che hanno lavorato fino all'ultimo, come vi dicevo prima, le Wonder Woman, 3 ore prima del parto, una settimana dopo sono già tornata, sono dei bambini che fanno molta fatica a costruire una profonda connessione con le madri, come se non le avessero sentite e le cercassero per tutta la vita. È come se dentro di loro girasse questa domanda: mamma, mamma, dove sei, mamma? E torna e torna e diventa tormentosa. Parlate al bambino. Il bambino, come vi dicevo, c'è da quando l'avete concepito. Non entro in dibattiti sull'aborto, non mi interessa tutto questo, non si può andare a dibattere o giudicare sulle vite degli altri, sulle scelte degli altri. Ma il bambino c'è, e il bambino vi sta ascoltando, ok? Non sto dicendo quindi cosa è giusto o cosa non è giusto fare. Non credo di dover assolutamente, di poter essere in grado di dare un'opinione del genere, credo che nessuno di noi possa dirlo o saperlo finché non ci si trova, però dobbiamo riconoscere tutti il valore della vita, e quel bambino c'è già, e quel bambino ha bisogno di qualcuno che gli parla, perché quel bambino sta già percependo informazioni, sta già raccogliendo dati sensoriali per costruire la sua identità. Un altro consiglio che vi do è tenere un diario, iniziare a raccogliere tutta una serie di informazioni di come voi vi state vivendo quella gravidanza per poterla raccontare a vostro figlio successivamente. Annotate quello che succede. È molto rilevante, ad esempio, se avete dovuto fare un trasloco, avete vissuto un lutto, avete avuto un momento di difficoltà in cui quel bambino non lo volevate, se ci sono stati dei conflitti, dei contrasti, tutto questo ha una profonda influenza in quello che sarà il vissuto del bambino successivamente, e dopo tra poco vi spiego anche perché. E l'ultima cosa che vi dico prima di andare a quel perché che ho lasciato in sospeso è riflettere e magari investigare sul come voi siete nati. Adesso vi lancio uno spunto che poi riprenderemo nei prossimi incontri. Le verità non dichiarate spesso diventano una forma di predestinazione. L'inconscio, le informazioni depositate nell'inconscio non rielaborate diventano una sorta di eventi che riaccadono. Andate a vedere come siete nati, andate a parlare con le vostre mamme, andate a rielaborare quella che è stata la vostra fatica del parto, la vostra fatica della nascita, perché se non rielaborata potrebbe avere profonde connessioni con quella che poi sarà la vostra esperienza di parto. Perché noi torniamo sempre dove nei luoghi che abbiamo conosciuto, nelle esperienze che abbiamo già provato, che ci portiamo dietro. E riprendiamo un attimo quel perché dell'importanza del sapere cosa è successo nei vari passaggi per poterlo raccontare a un bambino. Vi ricordate prima vi dicevo, non è che si è fortunati o sfortunati se quando un bambino nasce piange o non piange, dorme o non dorme, quello è già il frutto di un tipo di esperienza che il bambino ha fatto, ci sta già parlando della sua vita che è iniziata 9 mesi prima che nascesse. Quando avevo il nido all'inizio e sentivo tante di queste mamme che mi dicevano che il bambino, non so, magari piangeva durante la notte, si svegliava presto, si svegliava spesso o voleva sempre rimanere addosso, questa cosa mi incuriosiva molto e avevo iniziato, io ho sempre cercato di muovermi in maniera empirica andando a raccogliere dati e cercando di metterli insieme per desumere un po' di informazioni e regole del mondo. E una cosa che avevo notato era che i bambini che piangevano molto, che avevano difficoltà a dormire, avevano in comune delle storie. E questa cosa si ripeteva in maniera molto frequente. Non sto dicendo che tutti i bambini che hanno quella storia hanno poi quel comportamento. E nello specifico le storie sono: molti dei bambini che ho incontrato, che non dormivano, che hanno pianto molto, avevano in comune che non avevano sentito la mamma durante la gravidanza, avevano avuto nella propria storia familiare degli aborti non dichiarati, quindi non erano il primo, secondo, terzo figlio, ma in realtà, scusate, sì, in realtà erano il secondo, terzo, quarto, cioè c'erano stati dei bambini precedenti a loro morti, oppure erano stati i bambini che avevano vissuto durante l'esperienza del parto qualcosa di forte, di spaventoso, che poteva avergli dato una sensazione di una paura di morte, cioè una paura di non farcela. I bambini attraverso il pianto, attraverso l'attaccamento al corpo della madre, attraverso queste manifestazioni si stavano ripulendo di tutte queste emozioni raccolte,
stavano comunicando. È come se attraverso il loro parto e il loro pianto loro raccontassero una storia. E io ho avuto molta paura ed è stato molto faticoso. E io mi sono incastrato nel canale del parto, non riuscivo a uscire. E io ho sentito tutti i medici che urlavano e tu che urlavi, ho avuto paura. E sono stato portato via da delle mani che non erano le tue. Sono stato messo in un'incubatrice per 2 mesi, non ti ho visto. Insomma, i bambini quando nascono ci raccontano già quello che hanno vissuto. Ed è importante che noi abbiamo raccolto durante la gravidanza i vari passaggi di quella storia che il bambino ci racconterà. Perché? Ricordatevi quello che vi dicevo prima, il memory. Quando il vissuto emotivo si connette con la narrazione, le due tessere si attaccano e si toglie dal tavolo. Quando un bambino che ha vissuto un'esperienza faticosa gli viene raccontato qual è stata questa esperienza faticosa, il bambino inizia a tranquillizzarsi. Il bambino inizia a trovare una profonda serenità perché trova spiegazione di quello che ha vissuto, di quello che si sta portando dietro. Questo perché nei primi 2 anni all'incirca i bambini hanno una tipologia di memoria che si chiama implicita. I bambini non ricordano le esperienze, non ricordano le situazioni, ma fissano le emozioni. E noi siamo, è come se fossimo gli hard disk esterni dei bambini, delle memorie esterne. E quindi dobbiamo raccontare ai bambini cosa loro hanno vissuto, dobbiamo dare noi le parole a quelle emozioni. Ad esempio, un bambino che nasce e piange molto, è importante raccontare quello che è successo. Mentre lui vi sta addosso e piange, voi gli raccontate: è proprio vero tesoro, quando eri stato dentro la mia pancia forse hai avuto paura perché a un certo punto ho avuto una minaccia d'aborto, ho avuto paura di perderti, ho avuto paura di non farcela, e tu hai respirato quella paura e tu l'hai sentita e probabilmente la stai riportando a galla. Raccontarla a lui è un raccontarla anche a voi, è un rielaborarla insieme. Questo crea profondissima connessione. Questa cosa che vi sto dicendo, qualcuno potrà pensare: sì, vabbè, ma posso dire a un bambino di 2 mesi che ha 5 mesi di gravidanza ha avuto una minaccia d'aborto? Cioè, ma cosa capisce? Io mi sento di dirvi che non, di sicuro non può rispiegarvelo il bambino per la maturità cognitiva che ha, ma quelle parole stanno entrando e si stanno mettendo al giusto posto. Ho visto tantissime situazioni di bambini con pianti, difficoltà nel risveglio, i cui genitori hanno iniziato a fare questo lavoro, a raccontare, a narrare, a stare accanto, ad ascoltare il loro pianto, senza ficcare dei ciucci in bocca, ma lasciando che il bambino comunicasse. E questi bambini a 2, 3 mesi, 6 mesi, l'ho visto a diverse età, hanno smesso quasi repentinamente di piangere, perché era come se a livello molto profondo loro avessero trovato la chiave che apriva la porta che loro sentivano chiusa e contro la quale spingevano. Per fare questo è importante che noi genitori iniziamo a fare attenzione. Dobbiamo proprio farci attenzione a quello che facciamo vivere ai bambini. Loro sono delle spugne. Piaget, che avrete sicuramente sentito dire, il padre della psicologia evolutiva del bambino, e Piaget diceva: il bambino succhia l'universo, ed è un'espressione che a me piace da matti, perché è proprio così. Il bambino nasce, prende su tutto quello che c'è, tutto, 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 e noi forse questo non l'abbiamo ancora ben compreso. È come se ragionassimo al contrario, che il bambino crescendo, anzi che il bambino crescerà e a un certo punto riusciremo con lui a costruire una relazione basata sulla profonda comunicazione, dove noi ci spiegheremo, dove lui si spiegherà. Ma invece il bambino già vi sta capendo, è già dentro la pancia. Per questo vi dicevo: parlate, 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 perché tutto sta entrando. E non è sempre che deve entrare esattamente la parola, entra l'intenzione. E questa cosa capita anche tra adulti. Anni fa ero andata in una scuola in Germania, una scuola, io non lo parlo il tedesco, sia chiaro, ero andata a fare un'esperienza in una scuola che si chiama Capriole, che sta a Friburgo, una scuola bellissima. E quando sono entrata lì, tutti parlavano tedesco, io un attimo, certo che lo sapevo, ma mi sono, non dico spaventata, ma intimorita, del, adesso che cavolo faccio qua dentro? Mi si è avvicinata una bambina italiana, di 6 anni, mi si è messa seduta vicino e mi ha detto: l'importante non è capire, l'importante è guardare, l'importante è ascoltare. E lei mi ha detto questa cosa che io non l'avevo neanche chiamata, non avevo detto che era in difficoltà, mi aveva colpito molto. Da quando lei me l'ha detto, io ho iniziato a stare in connessione con quello che succedeva e ho iniziato a capire.
cioè non mi sono più iniziata, non mi sono più concentrata eccessivamente sul devo capire qualche parola, devo iniziare ad esumere, ma ho iniziato a leggere il contesto, ho iniziato a leggere le emozioni, i volti, i toni delle parole, la relazione che c'era tra le persone e ho iniziato a capire quello che stava accadendo. E il bambino fa la stessa cosa, noi dobbiamo dare fiducia al bambino sin da subito, dobbiamo costruire con lui una relazione comunicativa, di una comunicazione di fiducia, mi verrebbe da dire, una comunicazione di scambio, relazione, interdipendenza sin da subito, perché non è che c'è un'età in cui bisogna iniziare, si parte quando parte la relazione e la relazione parte con la chiamata alla vita che facciamo noi e che avviene con il concepimento. Ora vorrei dirvi tantissime cose su proprio il parto, come i bambini nascono, però non possiamo addentrarci così tanto perché non abbiamo tutto questo tempo. Vi voglio però leggere un pezzettino di un libro. E questo libro è Il segreto dell'infanzia, di Maria Montessori. Siamo a pagina 26, per chi lo avesse. Intanto vi dico che questo libro io ci ho messo un po' di tempo a capire il titolo. È un titolo semplice, non è un titolo complesso, Il segreto dell'infanzia, ma è solo quando ho iniziato a cogliere segreti che i bambini celavano dietro ai loro comportamenti che ne ho colto lo stupore che si celava dietro questo titolo e la profondità. E davvero sento che ci sono tanti, tanti segreti nell'infanzia che dobbiamo comprendere e ancora sciogliere. E ve la leggo. Quando nasce un bambino, tutti si preoccupano della madre. Si dice che la madre ha sofferto. Ma il bambino non ha pure sofferto. Si pensa di fare l'oscurità e il silenzio attorno alla madre perché è affaticata, ma non lo è il bambino che arriva da un luogo dove non lo raggiunse mai il minimo barlume di luce nel più lieve rumore. Per lui dunque bisogna preparare l'oscurità e il silenzio. Era cresciuto in un luogo riparato da ogni urto, da ogni oscillazione di temperatura, nel liquido morbido e uniforme, creato apposta per il suo riposo, dove non lo raggiunse mai il minimo barlume di luce, nel più lieve rumore, e cambia il suo ambiente liquido per venire all'aria così d'un tratto. In che modo l'adulto va incontro a lui, che viene dal nulla, e che si trova ora nel mondo con quegli occhi delicati che non hanno mai visto luce, con quelle orecchie inabissate nel silenzio? Come va incontro a quell'essere dalle membra tormentate che era rimasto fino al momento della nascita, nel seno della madre, senza contatto alcuno? Passa subitamente da un ambiente liquido all'aria, senza attraversare successive trasformazioni come il girino che diventa una rana. Quel corpo delicato, esposto all'urto brutale delle cose solide, è maneggiato dalle mani senz'anima dell'uomo adulto. Veramente, la gente di casa quasi non osa di toccarlo perché è tanto fragile. I parenti e la madre lo guardano con timore e lo affidano a mani esperte. Sì, ma quelle mani esperte non sono sovente sufficientemente abili per toccare un essere così delicato. Non basta solo tenere sicuramente il bambino con mani forti. Occorre prepararsi a saper avvicinare questo essere delicato. Ma perché un infermiere, prima di avvicinare un ammalato adulto, un ferito, deve lungamente praticare la tecnica per muovere l'infermo o quella di applicare delicatamente una pomata o una benda? Con il bambino non è così. Il medico lo maneggia senza speciali riguardi. E quando il neonato grida disperatamente, tutti sorridono di compiacenza. È la sua voce quella. Il pianto è il suo linguaggio, le sue grida sono necessarie per ripulire gli occhi e dilatare i polmoni. Un neonato è subito vestito. Un tempo veniva avvolto in fasce rigide come se fosse ingessato e l'esserino che era rimasto rattrappito nel grembo materno veniva steso e immobilizzato. Eppure non è necessario vestire il neonato, né nel primo momento né durante il primo mese. Effettivamente, se vogliamo seguire la storia del vestiario del neonato, vedremo una graduale evoluzione che va dai sostegni rigidi e indumenti leggeri a una graduale diminuzione di oggetti per il vestiario. Un passo ancora e il vestito del neonato verrà abolito del tutto. Il bambino dovrebbe rimanere nudo, come lo rappresenta l'arte. Gli angeli sono dipinti o scolpiti completamente nudi e nel presepio la Vergine Maria adorava il Divino Infante nudo e così lo porta in braccio. Infatti il bambino ha bisogno di essere riscaldato dall'ambiente, non dai vestiti. Egli non ha in sé abbastanza calore per affrontare la temperatura esterna, essendo prima vissuto nel calore del corpo materno.
Si sa che i vestiti non possono fare altro che trattenere il calore del corpo, cioè impedire che si disperda. E se un ambiente è riscaldato, i vestiti diventano un ostacolo tra il calore di un ambiente e il corpo del bambino che deve riceverlo. Vediamo che negli animali, anche quando i nati sono ricoperti di peluria o di pelliccia, il corpo della madre li ricopre per riscaldarli. Ora non voglio insistere troppo su questo argomento. Sono certa che se potessero parlarmi, gli americani mi racconterebbero delle cure che hanno i neonati nel loro paese e i tedeschi e gli inglesi mi chiederebbero con sorpresa come mai ignoro i progressi a cui sono giunti nei loro paesi, in questo ramo della medicina e dell'infermeria. Però io dovrei rispondere che conosco tutte queste cose e che ho studiato in alcuni di questi paesi ciò che si è fatto di più raffinato e i miglioramenti raggiunti. Ma dappertutto manca ancora la nobiltà di coscienza necessaria per accogliere degnamente l'uomo che nasce. È vero che si fa molto, ma che cos'è il progresso se non vedere ciò che prima non si vedeva e aggiungere a quello che già sembrava compiutamente sufficiente, anzi insuperabile? Ora il bambino non è compreso degnamente in nessuna parte del mondo. Vorrei pure toccare un altro punto e indicare il fatto che noi, pur amando profondamente i bambini, abbiamo quasi un istinto di difesa contro di lui, che prevale fin dal primo istante in cui viene a visitarci. E non è solo un istinto di difesa. Scusate, vedo che state scrivendo tutti dei microfoni, lo disattivo per tutti. E non è solo un istinto di difesa contro di lui che prevale fin dal primo istante in cui viene a visitarci, vi dicevo. È anche un istinto di avarizia, che ci fa correre ai ripari verso le cose che possediamo, anche quando queste non valgono niente. Dal momento della nascita in poi, l'animo dell'adulto si esprime sempre su questo motivo: aver cura che il bambino non deturpi, non insudici e non infastidisca. Sì, difendersi da lui. E questo Maria Montessori l'ha scritto quasi 100 anni fa. Siamo ancora veramente molto, molto lontani da tutto questo rispetto. E forse ci vorranno altri 100 anni, non lo so quanto ci vorrà, ma credo che davvero ognuno di noi dovremmo, ciascuno di noi, partire da questo tipo di sensibilità, raffinarla, andarla a lucidare, cercare di comprenderla, comprendere che tipo di esperienza faticosissima, che tipo di esperienza profondamente trasformativa è un'esperienza che incide profondamente la nostra esistenza, è la gravidanza e il parto. È lì la culla dell'umanità. È lì davvero che ci andiamo a giocare una grandissima parte della nostra esistenza e di quella dei nostri figli. Quindi, un po' per lasciarci oggi, poi le prossime volte riprendiamo bene questo argomento perché abbiamo altri due incontri dove poterlo approfondire, la riflessione con cui vorrei lasciarvi è cercare intanto di farvi la domanda del perché avete fatto un figlio. Cercare di rispondervi onestamente. Non dovete andarla a dire ai vostri figli in questo momento. Cercate di rispondere profondamente, onestamente a voi stessi. Ho fatto un figlio per me? Ho fatto un figlio per il mondo? Ho fatto un figlio per il giudizio sociale? Ho fatto un figlio perché mi erano rimasti gli ultimi ovuli? Perché l'ho fatto? E il perché mi aiuta profondamente a capire la relazione che ho con lui e le sue manifestazioni. E oltre a questo vi invito a cercare di capire cosa può essere, cosa potete aver vissuto durante la gravidanza e che tipo di emozioni potreste aver passato. E infine che tipo di esperienza avete offerto a vostro figlio, cercando di capire dal suo punto di vista. Dovete proprio mettervi dentro la pancia, dove stava lui, tra le vostre ossa, tra il vostro corpo che lo stritolava, cosa può aver sentito, che tipo di esperienza accogliente o faticosa, terrificante o meravigliosa posso aver provato, non con giudizio. Ripeto, finisco come ho iniziato, non c'è giudizio in tutto questo. Ognuno di noi è frutto della nostra storia, stiamo tutti cercando di rielaborarla, ma non dobbiamo trovare giustificazioni per evitare di guardare in faccia quello che possiamo aver fatto provare ai nostri figli. Se ne parla, si aggiusta tutto. Dico questo perché una delle domande che mi viene fatta di solito è: oddio, ho fatto degli errori, adesso come posso rimediare? Parlando, trasformando attraverso la narrazione, mettendo sul piatto, accogliendo, abbracciando, piangendo, iniziando però a vedere quello che c'è.